con Paolo Carsetti del Foro Italiano dei Movimenti sull'Acqua, presenti qui a Firenze sia per approfondire i temi dell'acqua sia ovviamente per condividere un piano di iniziativa che è europeo. Tra l'altro proprio su questo esiste un'iniziativa europea sull'acqua. Sì, diciamo, sono stati due giorni in cui tante realtà, reti e movimenti appunto da tutta Europa, da diversi stati si sono riuniti per capire quali siano i nessi possibili, gli intrecci e le iniziative comuni. A partire ovviamente da questa che è l'iniziativa dei cittadini europei, che richiede alla Commissione europea di inserire all'interno della legislazione comunitaria il diritto all'accesso all'acqua e ai servizi igienici sanitari. Quindi è stata assunta questa iniziativa, questa raccolta firme, come appunto una di quelle iniziative comuni da portare avanti nei prossimi mesi, anche come uno strumento utile a strutturare una vera e propria rete europea sull'acqua. Una rete europea sull'acqua, come tante altre reti che si sono incontrate in questi giorni qui a Firenze, che hanno poi un problema comune, quello di come tracciare una strada insieme. Sì, infatti diciamo non è semplice, anche perché rispetto alla situazione italiana, almeno del Movimento per l'Acqua, è un qualcosa di sui generis anche rispetto agli altri paesi europei, e solo qui esiste effettivamente un movimento unitario a livello nazionale, però credo che diciamo che si possa dire che si uscirà, auspichiamo, da questi tre giorni qui a Firenze con diciamo, forse le idee un po' più chiare su quello che possa essere diciamo, appunto un percorso di lotta comune a livello europeo. Almeno si uscirà da qui con una data, un'iniziativa comune in cui far confluire le diverse battaglie che vanno dai appunto la difesa dei beni comuni a quelle realtà che si battono contro le politiche economiche e sociali ed austerity. Ecco, già il fatto di aver identificato una data come quella del 23 marzo credo che possa essere un primo passo in avanti, non diciamo così un passo che possa farci cantare vittoria rispetto anche a una ricomposizione dei movimenti, però intanto diciamo è un passo sicuramente in avanti.